dicevo a voi ragazzi, dove non a caso vi faccio mettere in prima fila. Io vi ringrazio perché in questi anni siete stati i miei modelli d'esempio. Mi avete aiutata e insegnato a non mollare mai, che per quanto tutto sembra così immobile, c'è una forza imbattibile, quella risiede soltanto nella nostra mente. Quindi io voglio ringraziare immediatamente i bambini simpatici e speciali con il nostro presidente Michele Pisano di Orta Cadella, la Wildom di Caserta nella figura di Pasquale Campanile, ma voglio ricordare Peppino Del Bene, Antonella Golino, me medesima che sono stata una volontaria, anno 2016-2017, siete un mondo ricco di amore, di gioia, di forza, di tutto quello che ingloba e non ingloba questo termine diversità. Quindi il mio più grande applauso va a voi. Grazie, grazie, grazie. Come dicevo, oltre ogni barriera, torna ed è qui stasera per ascoltare e accogliere successi, fatiche, proporre e intraprendere azioni che tracciano la via maestra. Ripeto quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto a un altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo invisibili. Trasformare il dire nel fare, questa è una promessa che io voglio, dobbiamo farci tutti, non oggi ma in modo costante, coerente e lineare. Avete veramente un mondo alla portata di tutti. Quando parlo di Maria Rosaria, veramente posso dire una grande operatrice e nei territori del Marcenesano e per quanto riguarda Caserta, Patronato Labor con sede centrale a Via Acquaviva, quindi parliamo di Caserta, ma con diverse sedi dislocate, Casapulla, Portico di Caserta, Macerata Campania e chi più ne ha più ne metta, Nunzia Picone, Davide Giangrande, Francesco Tartaglione, Marcianese. Io sono un papà di due ragazzi autistici, il primo è Ludovico, l'altro è Giuseppe Lì. Siamo un'associazione di tutti i genitori e ringrazio Davide se non erro. Noi associazioni, questo è l'aiuto, partiamo con genitori, poi ci sono le istituzioni, ci sono Maria Rosaria Canzano, ma ci raggruppiamo proprio per dare voce ai nostri figli. Sentimi dentro me, forse te ne accorgi che hai più problemi di me, più problemi di me, più problemi di me.